Un saluto dalla redazione del Centro Meteo Italiano. Primi segnali di inizio della stagione autunnale, così come avevamo annunciato nelle precedenti edizioni, in quanto un minimo di bassa pressione generato dal flusso atlantico piuttosto instabile apporta condizioni di maltempo sulla penisola iberica, Francia e nelle ultime ore piogge diffuse e localmente intense anche sulle regioni del nord Italia, specialmente di Piemonte, Lombardia e Liguria. E attenzione che il vortice di bassa pressione punta al Mediterraneo centrale, andando a trovare condizioni favorevoli per intensificarsi maggiormente. Non ci limiteremo quindi ai fenomeni convettivi della durata di poche ore per lo più concentrati nel pomeriggio, ma andremo incontro a una fase di maltempo nella giornata di giovedì 15 al nord e di venerdì 16 al centro Italia, con piogge continue anche al mattino e un sensibile calo delle temperature sia nei valori massimi che in quelli minimi, specialmente sulle regioni settentrionali. Pertanto saranno le regioni di nord-ovest e successivamente i settori centrali di Toscana, Lazio, Umbria e Marche quelli maggiormente interessati dal maltempo, con piogge anche abbondanti e possibili allagamenti sulle zone più depresse. Secondo l'ultima emissione del nostro modello di calcolo, le province più colpite saranno quelle di Grosseto, Siena, Arezzo e Perugia, con accumuli oltre i 100 mm di pioggia. Anche nella giornata di sabato 17 e soprattutto di domenica 18 il minimo di bassa pressione insiste sul Mediterraneo centrale e genera altre piogge o acquazzoni sulle regioni centro-settentrionali italiane e associato un sensibile calo delle temperature da nord a sud. Per oggi è tutto, vi invitiamo a seguirci nei prossimi video o sul nostro sito. Un saluto e buon fine settimana dal Centro Meteo Italiano.